vedevo che era quasi azzurrino in faccia, pallido, non respirava, era apnea, aveva lo sguardo un po' perso. Allora gli ho dato due colpi qua sul petto tenendomelo vicino e devo dire che il bambino si stava riprendendo, perché comunque ha iniziato a respirare, si era un po' tranquillizzato. Sono fiero di me, ho fatto star bene questo bambino, poteva finire peggio. Erano le 3 del pomeriggio, avevo appena iniziato la didattica a distanza pomeridiana. Stavo facendo un'interrogazione di storia, stavo per farla. Sento citofonare il campanello, suonare il campanello e urlare: aiuto, 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 così. Apro la porta e c'era la mia vicina, la nonna del nipotino, e vedevo che era quasi azzurrino in faccia, pallido, non respirava, era apnea, aveva lo sguardo un po' perso. Allora gli ho dato due colpi qua sul petto tenendomelo vicino. Nel momento che lo toccavo così ha fatto un verso strano, e solo che era in apnea, era in stato di shock il bambino. Ho chiamato l'ambulanza nel frattempo. Quelli dell'ambulanza mi hanno detto come muovermi: prendi le mani del bambino, alza le braccia del bambino, non lo fare sedere, non lo muovere, guarda le vie respiratorie. E l'ho preso in braccio, sono sceso giù dalle scale e l'ho appoggiato su una macchina, l'ho fatto sedere su una macchina. Devo dire la verità, devo fare pure i complimenti a quelli dell'ambulanza, che penso che in 2 minuti e mezzo, 3 minuti sono arrivati, subito sono arrivati, proprio veloce. E devo dire che il bambino si stava riprendendo, perché comunque ha iniziato a respirare, si era un po' tranquillizzato. Nel frattempo è arrivata la madre, che anche da lavoro lei ci ha messo pochissimo, è arrivata e è entrata dentro l'ambulanza, si sono accertati che il bambino stasse bene e l'hanno portato al Buzzi per fargli visite e controlli. All'inizio mi sono spaventato perché abito lì da anni, quindi conosco tutti, e quando sento aiuto aiuto sta succedendo qualcosa. Ho aperto la porta, solo che nel momento ho avuto sangue freddo, cioè ho preso la situazione in mano, ho tranquillizzato la nonna, ho il bambino, gli ho detto: Leone, respira dal naso e espira dalla bocca, dopo che gli ho fatto quella manovra. Solo che dopo, quando è finito tutto, se lo sono portato in ambulanza, cioè mi tremavano le gambe, è stata una bella scena tosta. Poi quando è uscita dall'ospedale, tipo alle 7-8 di sera, sono venuti a casa mia, il bambino mi ha riabbracciato, la madre mi ha abbracciato, mi ringraziava, è stato un bel momento, commovente. Non farsi prendere dal panico, perché il panico a volte porta a fare cose proprio che neanche una persona lucida farebbe, perché il panico penso sia una delle cose peggiori che esista. Essere lucidi, avere freddezza e comunque contattare i soccorsi. 118 mi ha dato delle indicazioni: guarda le vie respiratorie del bambino, parlagli, vedi se risponde, dimmi il colore della pelle, se ha delle gradazioni, mettigli le braccia in alto, non lo sdraiare. A un certo punto avevo l'impressione che mi stessero tranquillizzando anche a me, che stavo facendo queste cose. Io penso di aver agito d'istinto, ho fatto quello che mi sentiva e alla fine è stata la cosa giusta. Eroe, oddio, la parola eroe è tanto, però io ho fatto quello che dovevo. Sono fiero di me, ho fatto star bene questo bambino. Tutto è bene quel che finisce bene.